Buongiorno, oggi è mercoledì 14 gennaio del 2015. Siamo sulla strada che ci porta a Sciacca perché stasera inizierà la scuola biblica di Church e domani sera saremo anche a Palermo. E ne approfitto anche per invitare tutti coloro che desiderano intervenire. La scuola è aperta a tutti, stasera a Sciacca e domani sera a Palermo. Sono in macchina con Maria Chiara e il buon Melo che ci leggerà qualcosa. Stamattina parliamo di religione. Dio e la religione, la perversione del Vangelo. Da Galati capitolo 1, versetti 6-7. E Melo leggerà per noi. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Leggiamo anche il verso 8: ma se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Dio con la religione non c'entra assolutamente niente. Gesù con la religione cattolica, con la religione evangelica, non ha niente a che fare. E purtroppo ci rendiamo conto che il nostro modo di pensare, la nostra cultura religiosa, molto spesso, quasi sempre, perverte il Vangelo. Paolo usa un'espressione molto forte, parla della perversione del Vangelo. Qual è la perversione del Vangelo? Vedete, uno dei nostri grandi problemi, come diciamo sempre, insegniamo sempre, è il nostro modo di approcciare la scrittura, perché noi leggiamo la Bibbia con una cultura. La cultura è quella che formula i pensieri. Quindi il nostro problema in realtà non sono i pensieri, ma è ciò che formula i pensieri, cioè la nostra cultura. Perché? Faccio un esempio molto semplice. Quando noi pensiamo alla perversione, qual è la prima cosa che ci viene in mente? Nella nostra cultura, quando diciamo quella persona è un pervertito, quell'uomo è un pervertito, la prima cosa che pensiamo alla perversione, con che cosa ha a che fare? Con Rapporti sessuali, con il il sesso. sesso. Quindi quando noi pensiamo alla perversione, la prima cosa che ci viene in mente, in maniera automatica, perché questa è la nostra cultura, pensiamo al sesso. Mentre in realtà, quando Paolo parla della perversione del Vangelo, non stava parlando dei peccati sessuali o di quello che erano problematiche naturali che riguardano il carattere, che riguardano insomma la vita quotidiana dei credenti, ma addirittura lui sta andando a criticare coloro che predicano il Vangelo. Alcuni Coloro che maestri predicano il Vangelo, alcuni maestri, alcuni deviavano apostoli, totalmente. deviavano appunto il popolo da quella che era la rivelazione della grazia. E voglio rileggere un attimo il versetto 16, io mi meraviglio che così presto passiate da un Dice altro Evangelo, no? Il quale non è un altro Evangelo, che voi che siete stati chiamati dalla grazia di Gesù Cristo. Allora Paolo parla e afferma qualcosa di molto forte, ma voglio rileggere un attimo. Dice il versetto mi 6. meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto un altro Evangelo, Colui il che vi ha quale. chiamati mediante la grazia di Cristo, passiate così presto e così velocemente ad un altro Vangelo. Paolo sta mettendo un'enfasi su coloro che predicavano un Vangelo pervertito, ok? Qual era la perversione del Vangelo che andava in contrasto con la grazia? La perversione del Vangelo non era altro che, detta in maniera semplice, aggiungere alla grazia, aggiungere al messaggio della grazia qualcosa per aiutare Dio a salvarci. Cioè, in pratica, Dio, siccome non è in grado di salvarci completamente, abbiamo bisogno di aiutarlo un pochettino, poveretto, perché in realtà lui non ce la fa da solo. Allora, è vero, la salvezza è per grazia, ma devi fare qualcos'altro. Quindi, è vero che siamo stati salvati mediante il sacrificio di Cristo, ma dobbiamo circonciderci. Sì, è vero che siamo stati salvati, ma dobbiamo rispettare alcuni giorni particolari della settimana. Sì, è vero che siamo stati salvati, ma non possiamo mangiare certi cibi.
Sì, è vero che siamo stati salvati, ma non possiamo frequentare alcuni luoghi. Sì, è vero che siamo stati salvati, ma per essere benedetti dobbiamo pagare la decima, dobbiamo avere una copertura spirituale, perché sennò Dio non ci protegge. Ecco, alcune delle cose che allora, oggi come allora, pervertono il messaggio del Vangelo, facendo scadere la grazia di Dio nel cuore delle persone. Ora, Gesù con la religione non ha niente a che fare, sono due nemici opposti che si sfidano l'un l'altro, e alla fine leggeremo qualcosa di bellissimo, abbiamo trovato in un libro che consigliamo, del quale consigliamo vivamente la lettura, che probabilmente non troverete nelle librerie evangeliche e non le troverete probabilmente nelle librerie di nessuna comunità, ma ve lo consigliamo vivamente perché è un libro abbastanza pericoloso, che sicuramente ci fa tanto del bene, perché ci apre gli occhi, perché ci fa pensare, eccetera eccetera. Quindi attenzione a questa perversione del Vangelo, perché in realtà, e con questo vado alla conclusione, una delle cose fondamentali che molto spesso vediamo nella vita di tutti coloro che si stanno opponendo, che chiamano ad esempio la grazia, la chiamano questo passaggio sulla grazia, sulla ipergrazia, questa grazia estrema. Ma parliamoci chiaramente, se la grazia non fosse stata estrema, chi di noi oggi parlerebbe della grazia? Se questo amore meraviglioso che è stato mostrato sulla croce per noi non fosse stato talmente estremo da portare un padre a fare morire il figlio per avere tanti altri figli, ma chi sarebbe salvato? Chi di noi oggi potrebbe minimamente neanche criticare questa grazia che sta permettendo a lui di criticarla? E una delle cose che vediamo è che ad esempio molti si oppongono ad un messaggio dell'amore incondizionato e non si rendono conto che proprio quell'amore incondizionato che loro stanno criticando sta permettendo loro di criticarlo. Eh? Non è incredibile? Non è straordinario? È come quelli che se la prendono con Dio e non si rendono conto che Dio gli sta dando l'opportunità appunto di andare contro di lui. Come diceva Melo oggi, molti che se la prendono con la vita e non si rendono conto che oggi possono prendersela con la vita proprio perché sono vivi. Allora vogliamo concludere questo messaggio, questa brevissima esortazione, con le parole di uno scrittore che ha scritto un libro meraviglioso. Facciamo vedere la copertina, Melo. La copertina è Versetti pericolosi di Alberto Maggi, sottotitolato Neppure io ti condanno. Ancora lo sto leggendo, ho letto qualche capitolo, ma vale la pena leggerlo. Vale la pena, renderà la tua mente molto più elastica e aperta alle cose di Dio. Una frase mi ha colpito in modo particolare, che non è, come dicevamo, né evangelica, ma non ha niente a che fare con la religione, che dice che Dio e la religione sono incompatibili. L'uno esige l'eliminazione dell'altro. Dio e la religione sono incompatibili. L'uno esige l'eliminazione dell'altro. Non puoi vivere il Vangelo pervertendolo. Non ha niente a che fare con il sesso. Addirittura Gesù, e ti do la parola per la fine, Gesù quando diceva agli ebrei ravvedetevi, credete nell'Evangelo, non stava dicendo a loro smettetela di peccare, smettetela di fare i peccati che fate. Gesù stava dicendo esattamente l'opposto. Gesù stava dicendo a loro smettete di credere che le cose buone che fate vi fanno avere più benedizione da parte di Dio e vi mettono in una posizione diversa davanti agli occhi di Dio. Quindi è un cambio totale di cultura, totale, non solo di pensiero, non è un cambio di software, è un cambio di hardware, cioè non è un cambiamento di pensiero, cambiamento di cuore, proprio una mascippare la testa e andiamo a mettere proprio trapianto di testa e trapianto di cuore, come del resto dice anche Geremia e come è scritto nella scrittura. Quindi in realtà dobbiamo cambiare la cultura, il modo come noi formuliamo i nostri pensieri, ok? Quindi Gesù non sta criticando la condotta
mentalità peccaminosa degli ebrei quando gli dice ravvedetevi, ma Gesù sta dicendo esattamente il contrario, cioè smettetela di pensare che con le opere buone che fate Dio vi benedice di più o Dio ha un occhio di riguardo nei vostri confronti, perché Dio non ti ama per quello che fai, ma nonostante quello che fai, ciò lo ripeto perché poi qua giustamente sì, sarà interpretato male, no, non significa che possiamo fare quello che vogliamo chiaramente, ma si sta andando alla radice, alla base o alla base del discorso, e lascio la conclusione al buon Mello. Noi vediamo infatti che cosa sta portando la religione in questo mondo. La religione porta il mondo alla deriva e alla distruzione più totale. Invece Gesù è venuto a portare, attraverso il gesto e l'atto di giustizia che lui ha fatto sulla croce, la libertà. Quindi io ti consiglio di vivere la tua vita da uomo libero. La grazia ti mette in condizione e in posizione di uomo libero. Libero di amare chi ti sta facendo del male, libero di perdonare, libero di predicare l'amore incondizionato di Dio, che non ha né razza, né religione, né colore, né niente. Gesù è venuto, dice la Bibbia in Luca 19, a cercare e a salvare ciò che era perduto. Tu non puoi dare un messaggio legalista. Le persone già sanno determinate cose nella loro vita. Il messaggio equilibrato del Vangelo è sì dire che se loro non hanno Gesù andranno all'inferno, ma dirgli che Gesù li ama e che Dio si è fatto uomo per venire a portare non un'altra religione, ma un altro regno. Amen. Non un'altra religione, ma un altro regno. Regno. E con questo noi vi salutiamo dalla nostra macchinetta prestata. Corrado, Maria Chiara, Maria Cara. È lo Spirito Santo che convince, non le dottrine e le teorie degli uomini. Ah, mi sembra lo Spirito Santo che doveva salutare. Oh. Anche. Attraverso di noi. Dio vi benedica, una buona giornata, vi amiamo. Siete speciali. Ciao a tutti.